Legame tra creatività e benessere. Sono due cose che piacciono come parola, che sembrano lontane come concetti, oppure vicini, dipende da come le intendi. Creatività vuol dire creare, essere artisti, fantasiosi, allora dice ci vogliono i soldi. Benessere è avere i soldi. Quando hai i soldi mangi bene, vivi bene, puoi anche andare a fare meditazione, yoga, viaggi. E la creatività? Già, la creatività, quando hai soldi, anche la creatività, perché sei rilassato, quindi... E qual è il legame? E poi le cose stanno così. Cioè, veramente, la creatività è essere fantasiosi e il benessere è avere soldi? No, in tutti e due i casi. La creatività è in rapporto allo scenario. Se tu sei sempre fantasioso, allora hai dei problemi. Vai a un funerale e ridi, e cioè sono fantasioso. Hai dei problemi. La creatività significa la capacità di introdurre etica, vitalità, prospettive di vita, utilizzando le risorse che ci sono in rapporto allo scenario, alla situazione. La creatività non è cambiare. Non è che prendi la tua carta d'identità, disegni i baffi, le orecchie da coniglietto, sulla foto, dicendo così sono creativo. No, devi capire la situazione. Il benessere non sono i soldi. Perché tanti soldi significa innanzitutto doverli meritare, poi doverli gestire, perché magari i soldi a qualcuno arrivano senza averli guadagnati, ma bisogna saperli gestire. E il benessere non sono i soldi, come dice la parola, è essere bene. Cioè, considerando lo scenario, considerando le proprie capacità, considerando la creatività che consente di elaborare le risorse, si crea una situazione in cui si è bene, benessere. I soldi non sono l'elemento che rende felici. Pensa a tutti gli stati del mondo. Sono pieni di soldi. E comprano armi per distruggere e creare infelicità, distruzione, altro che benessere. Questa è una delle prove che ti conferma che i soldi in mano degli incompetenti non producono benessere, anzi. Certo, sono creativi i politici perché riescono sempre a inventare nuove guerre. Dicono, che bello, arrivo io, boom, 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 boom. Certo, sono fantasiosi nel trovare motivi per fare guerre dove non c'è alcuna ragione per farla. E questo ti piace? E cioè sì, dici, a me piacciono i creativi coi soldi. Quindi ti piacciono i politici che fanno le guerre? Te l'ho detto, hai dei problemi, eh? Hai dei problemi seri se ti piace essere fantasioso comunque e spendere, spendere. Probabilmente non capisci le parole, probabilmente non sai ragionare, probabilmente sei ipnotizzato, ipnotizzata. Guardati questo video 25 volte, che ne so, troppo poche. E allora lascia perdere. Ma se hai capito, la creatività è la capacità di usare bene le risorse in modo vitale, riuscendo a vivere bene nello scenario. Il legame è questo, è la volontà di ottimizzare le risorse nel rispetto dell'etica.